While concluding his inaugural message to the Conference of Sai Schools, Swami promised to answer questions from the participants. A number of questions have been collected, and it is expected that Baba will respond to them. This discourse, which is the valedictory discourse, will thus be very different from the usual ones, and also quite unique. Prima domanda. Qual è la relazione tra religione, spiritualità ed educare? Chi non si scoraggia rimanendo imperturbato e sorride senza preoccupazioni, anche quando le cose vanno male, ha il cuore colmo di saggezza. Incarnazioni del divino amore. Bhagavan è molto sorpreso
perché non avete saputo riconoscere la relazione esistente tra religione, spiritualità ed educare. Innanzitutto dovete capire che cosa sia la religione. Religione significa realizzazione. Che cosa bisogna realizzare? Solo se saprete realizzare la verità circa voi stessi, potrete comprendere che cosa sia la religione. Che cos'è la spiritualità? La gente pensa che cantare bhajan, compiere rituali di adorazione, andare nei templi in pellegrinaggio e svolgere attività buone significhi seguire il sentiero spirituale. Questa non è spiritualità. La vera spiritualità significa riconoscere la presenza di un unico e medesimo sé in noi stessi e in tutti, e significa comprendere l'unità che accomuna tutti gli esseri, riconoscere cioè l'unità nella diversità. Vi faccio un piccolo esempio. Voi chiudete gli occhi. Ma se chiudete gli occhi per un momento non vedete nessuno. Ma non appena li riaprite vedrete qui migliaia di persone. Da dove sono venute? Dove erano tutte quelle persone quando tenevate gli occhi chiusi? Nel momento in cui invece gli occhi sono aperti, da dove sono arrivate? Chi sono tutte queste persone? Di chi sono tutte queste teste? Se pensate bene, vi rendete conto che queste teste sono dentro i vostri occhi e che esse non provengono dall'esterno. Per cui tutti gli esseri viventi sono in voi e voi a vostra volta siete in tutti gli esseri viventi. Quindi la spiritualità significa cercare di comprendere questa unità. Dovete pensare, io non sono solo, non sono uno fra i molti. La spiritualità vi aiuta a capire questa grande verità fondamentale. In tutti gli esseri esiste un solo e unico sé. Spiritualità non significa praticare attività mondane, come cantare bhajan e compiere riti di adorazione. Adi, il principio, è la causa prima. Self means
In tutti c'è solo l'uno, che non è separato né distinto. Voi credete che il sé sia separato e rimanete scombussolati e disorientati. E avete molti dubbi e incertezze. Questi dubbi sorgono solo se voi vedete la molteplicità nell'unità, mentre in realtà l'intera creazione è emersa dall'amore. Allora, qual è la relazione tra religione, spiritualità ed educare? Non c'è alcuna differenza. Comprendere il proprio sé è religione, vedere il proprio sé in tutto è spiritualità. Per esempio, voi affermate: questo è il mio fazzoletto. Questo è il mio piatto, questa è la mia mano. Questo è il mio corpo. Allora, chi siete voi? Ci deve essere qualcuno che afferma di possedere tutto ciò. Questo è il mio fazzoletto, ma il fazzoletto è separato da me. Questo è il mio corpo, ma esso è separato da me. Io non sono il corpo. Allora, chi sono io? Se studiate e comprendete questo, è soltanto l'individualità a essere staccata dall'unità e dal tutto, degli oggetti, ma voi siete il padrone di tutto ciò. Voi siete il maestro di tutto ciò. Controllate la mente e ne diventerete il padrone. Voi siete il padrone di tutto. Quel padrone è l'Atma, il sé. L'Atma è presente in tutti e anche in dentro di voi. Così comprendete l'esistenza di un solo sé. Questo è Educare. Come potete definirvi educati e colti se non capite cosa sia Educare? La parola Educare deriva da educare, mentre l'istruzione si riferisce a fatti avvenuti nel mondo. Educare significa far uscire ciò che è dentro. L'istruzione serve a guadagnarsi da vivere, mentre Educare ha per meta ultima la vita. È facile riconoscere le cose esterne, ma è difficile guardare all'interno. Ci sono molte cose dentro di voi che non sono manifeste. Dovete quindi sforzarvi di portarle alla luce.
Educare, spiritualità e religione non sono separati. Ci sono molte cose che non conoscete e dovete sforzarvi di portarle alla luce. Da bambini imparate le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, ma questo fa parte dell'aspetto esteriore. Se unite fra di loro le lettere D, I, O, ottenete la parola Dio. Se esaminate le lettere individualmente, non hanno alcun significato, ma se le mettete insieme ottengono un significato. Quindi bisogna prendere in considerazione sia le cose che conosciamo che quelle interne che non conosciamo. Che cosa significa educare? Significa far uscire ciò che è all'interno. Quindi cosa dobbiamo prendere dall'interno? Dobbiamo prendere l'atma, il sé è la nostra realtà più intima ed è quello che Educare deve rendere manifesto. Non c'è differenza fra religione, spiritualità ed educare. Voi dite questa è la religione. La religione non è soltanto comprendere. Religione significa amore. Ed è da questo amore che scaturisce la realizzazione. Quello che vediamo negli altri è il riflesso di noi stessi. Se voi commettete delle azioni sbagliate e poi vedete una persona che fa cose sbagliate, questi sono i difetti che esistono dentro di voi e che emergono. Quando fate delle buone azioni, vedete l'uomo che sta di fronte a voi come un uomo buono. Quello che vedete è la vostra bontà che si manifesta, non è soltanto quello che avete visto in quell'uomo. Quindi il bene e il male sono presenti in voi, il bene e il male presente in voi vengono alla luce e si manifestano. Se giudicate un uomo cattivo, non è lui ad essere cattivo, ma è il vostro sentimento verso di lui che è cattivo, perché quell'uomo non è cattivo. Se affermate che un uomo è buono, la bontà che vedete è la vostra perché è riflessa in voi. Qualsiasi impressione voi avete degli altri è solo il riflesso dei vostri sentimenti nei loro confronti. Tutto il bene e il male in voi sono un riflesso dell'essere interiore. Tutto è il riflesso di voi stessi, la vostra reazione e la vostra risonanza. Ciò che è dentro di voi e in ogni uomo vengono viste come manifestazioni esteriori. Thank you.
Non dovete quindi pensare che una persona sia cattiva, né dovete criticarla. Che diritto avete di giudicare se una persona è cattiva? Con quale criterio giudicate la sua cattiveria? Voi affermate che quell'uomo è cattivo solo perché a voi capita qualcosa che non va. Non è possibile quindi valutare quanta bontà ci sia in lui. Infatti ci sono molti aspetti della personalità di quell'individuo che non conoscete. Vi faccio un esempio. Qualcuno vi può chiedere quali siano le caratteristiche di Anil Kumar. Egli indossa un abito beige, porta gli occhiali, ha una penna in mano, è alto 1,70 m. Facendo questi particolari, pensate forse di stabilire che sia Anil Kumar? Ciò è solo quello che vedono i vostri occhi, ma c'è molto di più di quanto i vostri occhi possono vedere. Voi riuscite a stabilire solo tre cose di lui: l'altezza, il peso e il colore. Ma ci sono molte altre qualità in lui. Ci può essere amore, compassione oppure ira, ma non riuscite a vederle. Se volete comprendere l'indole di una persona, dovete sforzarvi di ricercare tutti gli aspetti della sua personalità. La gente stabilisce se gli altri sono buoni o cattivi basandosi sull'apparenza e giudicando le azioni esteriori. Questo è un grave errore. Tutti i difetti e gli errori presenti in voi vi fanno vedere gli altri con quegli stessi occhi e quindi essi appariranno come se avessero delle colpe. Ma il difetto non è nella persona che vi sta di fronte, ma è nella vostra visione. Non esiste macchia o imperfezione nella creazione. Se voi indossate occhiali rossi, tutto vi apparirà rosso. Se indossate occhiali blu, apparirà tutto blu. Queste perciò sono manchevolezze presenti nell'individuo, ma non sono delle imperfezioni dell'energia divina. Come quando insultate gli altri, li adorate, li lodate, vi arrabbiate per loro, li amate, queste cose accadono solo allo stolto che vedono queste verità relative e materiali. Infatti voi non vedete negli altri il loro bene e il loro male, in realtà quello che vedete è il bene e il male che vi è in voi e che vengono riflessi dalla persona che vi sta di fronte. Dio tiene in serbo molti doni preziosi. Se in un essere umano ci possono essere aspetti numerosi, chissà nel divino che al di là dell'essere umano quante cose meravigliose ci possono essere. In Dio ci sono cose immensamente preziose. Egli ha valori incalcolabili che è impossibile descrivere. Tuttavia, voi domandate, Swami, regalami una medaglietta. Perché gli chiedete una medaglietta quando potrebbe donarvi cose più grandi? Non siete capaci di riconoscere i doni preziosi che vi può donare. Voi gli chiedete delle piccolezze. Egli è qui per darvi qualcosa di più grande.
Egli contiene valori incalcolabili, potrà donare qualcosa di veramente straordinario. Educare, spiritualità e religione non sono diverse fra di loro. Non chiedete nulla a Dio, Egli vi darà tutti i doni in conformità del momento e della situazione. Dio sa ogni cosa e quando ve lo deve dare in base al tempo, al luogo e alla situazione. Ecco perché a volte Egli stesso viene da voi, chiede e vi dà cose inaspettate. Nessuno è in grado di comprendere la divinità. Solo l'ignorante che non capisce questo principio dà interpretazioni distorte, dimentica la verità e non sa discriminare, ma voi non dovete cadere nello stesso errore. Quello che vedete con i vostri occhi è il riflesso dei sentimenti che avete nel vostro cuore. Per esempio, qui c'è un anello, una catena e degli orecchini. Voi vedete le loro diverse forme. Se però riuscite a capire che esse contengono lo stesso oro, perché ci sono tante differenze? Se realizzate la verità che unisce, com'è possibile vedere la molteplicità? Dio è solo uno, ma anche se vi può apparire con nomi e forme diverse, il fondamento primordiale è soltanto l'amore. Elargite quell'amore e riceverete quello stesso amore. Ecco quello che dovete dare e ricevere. I poteri divini presenti in questo scambio non sono riscontrabili in nient'altro. Non preoccupatevi della religione, mettete da parte le limitatezze della religione. C'è una sola religione, la religione dell'amore. Educare significa portare fuori quello che c'è dentro e manifestare il proprio amore. Solo l'amore assume la forma della devozione. Ecco perché si dice l'amore è Dio, vivi nell'amore. Se seguite questo concetto, non avete bisogno di pensare all'educare né alle religioni e non ci sarebbero conflitti nel mondo e tutti sarebbero felici. Siccome ci sono differenze fra gli uni e gli altri, le lotte aumentano. Solo dove ci sono differenze può esserci il conflitto. Se non volete che ci sia conflitto, dovete vivere tutti felici nel sentimento di unità. C'è un solo linguaggio, il linguaggio del cuore. C'è una sola religione, la religione dell'amore. C'è una sola casta, la casta dell'umanità. Se comprendiamo che tutto è uno, non ci saranno più lotte. Tutti gli esseri umani sono uno, la razza umana è una. Ecco che cos'è la vera religione. Qual è questa razza? È la razza umana. Non bisogna fare domande sulle caste o le sottocaste. Tu sei un uomo, io sono un uomo. Tu sei umano, io sono umano. È sufficiente questa natura umana che venga riconosciuta. Le religioni non saranno più considerate diverse. Le religioni sono molte, ma la via è una. Basta solo cercare quella via e tutte le religioni diventeranno una. Se la mente è buona, quale religione sarà cattiva? Riempiamo la nostra testa di differenze e poi pensiamo che vi siano diversità nelle religioni. Questo è un grave errore. Non è corretto vedere le differenze fra le religioni.
Osservate la mente, il vostro destino e la vostra situazione. E da lì potete imparare. La natura umana è contenuta in queste quattro cose: la mente, il destino, la situazione e la ricchezza. Questo è ciò che dovete riconoscere nella vostra vita. Non c'è alcuna differenza fra educare e educazione, tuttavia nella vita ci sono cose che emergono dall'interno e altre che sono appese all'esterno. Una volta Dio voleva concedere la liberazione a un devoto, ma gli mandò prima Yama, il dio della morte, per raccogliere informazioni su di lui. Quando Yama lo avvicinò, chiese al devoto se lo conoscesse, ma il devoto rispose che gli era estraneo. Allora il signore Yama gli assicurò che sarebbe rimasto da lui solo quando lo avrebbe riconosciuto. Quando Yama ritornò dopo 3 giorni, gli fece la stessa domanda. A quel punto il devoto rispose che Yama non gli era più estraneo, perché lo aveva già visto. Infatti, la prima volta gli era nuovo, ma 3 giorni dopo non lo era più. Allo stesso modo, tutto sembra nuovo prima di fare conoscenza di qualcuno, ma poi, dopo aver familiarizzato, le diversità vengono ignorate. Una volta rimosse tutte le differenze, si svilupperà in voi il senso di unità. Coltivate quindi l'unità. Convincetevi che il sé è presente in tutti e solo allora non ci saranno più divisioni e saprete riconoscere che la religione, l'educazione e la spiritualità sono una cosa sola. La seconda domanda: che relazione devono avere le scuole Sri Satya Sai con lo Stato? Ci sono forse due sistemi educativi, quello Satya Sai e quello statale? Ce n'è soltanto uno. Ma se si comprende, le scuole Satya Sai devono avere buoni rapporti con lo Stato. Negli istituti Satya Sai abbiamo il diritto di portare cambiamenti e innovazioni, perché Sai appartiene a tutti, mentre lo Stato non appartiene a tutti. Ma ci sono molte differenze e le materie e gli obiettivi sono un po' diversi. Ma dovete prendere dei provvedimenti, ma verranno presi provvedimenti contro di voi, se voi li contestate. Le istituzioni non devono essere in contrasto con i regolamenti statali e voi dovete seguirli anche se nel nostro sistema educativo questi regolamenti non esistono. La nostra regola è solo una, l'amore. Noi seguiremo tutti i regolamenti con amore e li metteremo in pratica. Se studiate in una scuola statale, potete seguire anche il sistema educativo Satya Sai, perché esso insegna i valori umani. Seguite i valori umani e contemporaneamente seguite il programma dello Stato. Non create divisioni. Non pensate che questi sono diversi. Se studiate in una scuola statale, non sarà per voi
accettabile che affermate non mi serve questo tipo di insegnamento. E se apprendete i valori umani, asserite io seguo l'educazione Satyasai. Anche lo Stato ha delle regole e noi non dobbiamo andare contro di esse. Perché? Perché siamo nati in questo mondo, studiamo e viviamo nel mondo. Quindi solo se queste regole vengono seguite vi sarà dato un certificato e potrete trovare un lavoro in qualsiasi paese. Quindi seguite le regole e risparmierete tempo. In una giornata avete 24 ore, in una scuola statale al massimo si passano 6 ore, 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio. Avete quindi ancora 18 ore libere, 6 ore per il sonno, 6 ore per le attività personali e 6 ore per lo sviluppo dei valori umani. L'uomo deve dividere il tempo in quattro parti. La prima parte per se stesso, la seconda per i doveri e gli obblighi, la terza per il sonno e il cibo e la quarta per la spiritualità. Non c'è perciò scarsità di tempo da dedicare alla spiritualità se il tempo viene suddiviso in questo modo. Non dovete fare differenze fra scuole statali e scuole Satyasai. Il nostro insegnamento è la verità. Quello statale impartisce la conoscenza trattata dai libri, mentre la nostra conoscenza può essere applicata nella pratica. Però non dovete discriminare, non dovete dire quella è soltanto conoscenza libresca, perché anche quella serve. Per la felicità del mondo non c'è per la felicità nel mondo c'è la conoscenza profana, per la felicità nell'altro mondo c'è la conoscenza spirituale. Quindi sono entrambe necessarie, l'insegnamento statale per guadagnarsi da vivere, l'altro per la conoscenza spirituale. Non pensate quindi che siano separate, entrambe costituiscono le due facce della stessa medaglia. C'è una sola medaglia ma ha due lati e noi dobbiamo accettarli entrambi senza nessuna distinzione. La terza domanda, quali insegnanti? Come possiamo comprendere le menti degli studenti? Che cosa possono fare gli insegnanti per superare le proprie debolezze? Se voi volete sapere come fare per conoscere la mente di uno studente, dovete avere un comportamento adeguato. Infatti l'insegnante deve innanzitutto conoscere molto bene la sua stessa mente, prima di cercare di capire la mente dei suoi studenti. Se la mente dell'insegnante è buona, gli studenti la rifletteranno nel loro comportamento. Dato che l'insegnante non può vedere la mente dello studente, la può comprendere solo guardandone la condotta. Come si comporta il ragazzo fuori? Com'è quando è a casa? E com'è quando è a scuola? Com'è quando esce con gli amici?
L'insegnante deve analizzare il comportamento dello studente, così potrà guidarlo nella vita. Se volete che cambi, ma non sapete come si comporta con la gente in casa o in classe, non è possibile farlo. A casa i genitori danno molta libertà e il figlio agisce liberamente. Quando incontra gli amici si sente libero, perché anch'essi gli permettono una libertà infinita. C'è solo la restrizione quando si va a scuola, quindi si deve regolare il comportamento degli studenti, si devono regolare in base alle situazioni. L'insegnante non può interferire negli affari familiari dello studente. I genitori concedono libertà ai figli solo per l'amore che nutrono nei loro confronti, ma l'insegnante deve convocare i genitori per essere informato sulle attività che lo studente svolge a casa. I giovani devono essere controllati, i genitori concedono tutta la libertà e tutto il denaro che vogliono. Per il 99% sono i genitori a rovinare i figli. Infatti essi pensano: devo concedere libertà a mio figlio, ha una testa e quindi deve agire come desidera. Se poi colui che vuole comportarsi a suo piacimento prende una strada sbagliata, perché piangete? Se egli è libero, voi dovreste essere felici, non è vero? Ma allora perché piangete? Questo è un errore. I ragazzi devono essere tenuti fin dall'inizio. Se viaggiano in strada, non devono andare veloci. Bisogna che stiano attenti se ci sono curve, dozzi, per garantire una sicurezza a sé e ai passeggeri. Anche noi dobbiamo frenare la libertà dei ragazzi. Come dare libertà? In quali situazioni non bisogna dare? Se un ragazzo prende una strada sbagliata, deve essere punito severamente. Non dategli più libertà. Anche se un ragazzo muore, non importa, non dategli libertà. Per le buone cause, invece, concedetegli la libertà, dando denaro, quanto è necessario. Ma dovete sempre curarli, senza farvi notare. Solo in questo modo i giovani impareranno a comportarsi in modo retto. Se volete che un ragazzo si comporti bene, la prima responsabilità è della madre. Anche qui ci sono differenze. Se il figlio è traviato, il padre ne è responsabile. Se la figlia si comporta male, la responsabilità è della madre. Dovete comprendere queste differenze. Se la figlia ha una condotta sbagliata, la colpa è della madre, perché la bambina segue l'ombra della madre. Quindi il difetto è nell'ombra della madre. Se invece il figlio sbaglia, la colpa è del padre, perché quest'ultimo non si è preso cura di lui nel modo giusto e quindi gli ha concesso troppa libertà. Ecco perché è nata l'istituzione chiamata scuola. È qui che gli insegnanti devono educare i giovani, trovando il giusto equilibrio.
Mio caro, tu ti stai comportando male e questo non va bene. Un domani il tuo nome sarà disonorato e anche quello dei tuoi genitori. Il tuo dovere è di tenere alto il buon nome della famiglia e anche quando vai anche nella scuola che frequenti. Bisogna impartire buoni insegnamenti. All'estero, in molti paesi, il concetto di umiltà e obbedienza è del tutto sconosciuto. L'insegnante delle scuole Satyasai deve educare lo studente con parole sacre. Sei nato come essere umano, non sei un animale feroce che terrorizza la gente e non sei nemmeno un animale che deve avere paura degli altri. Non devi aver timore né aver paura, né provocare paura agli altri. Sei un essere umano, quindi non devi avere paura né spaventare le persone. L'insegnante deve insegnare agli studenti la buona condotta. Con i buoni consigli e le parole buone si può portare cambiamento negli studenti, modificando anche gli effetti dell'educazione data dai genitori. Così la vostra reputazione crescerà. Voi siete acharya, precettori e non solo insegnanti. Il precettore è colui che mette prima in pratica e poi insegna le stesse cose agli studenti. Dovete essere di esempio praticandoli prima voi. A volte i ragazzi hanno cattive abitudini, ma è l'insegnante che deve controllarli e educarli. Se l'insegnante fuma in classe, sicuramente il giorno dopo i ragazzi vanno a scuola con la sigaretta in bocca. Allora l'insegnante griderà: "Ehi, perché fumi?" Ma la risposta sarà: "Anche lei lo sta facendo." Quindi, quale risposta potete dare? Proprio nessuna. Se volete educare i ragazzi, non fate vedere loro le vostre cattive abitudini. Anche se fate una sola cosa sbagliata, i bambini vi imiteranno. Insegnate quindi ai giovani il buono che è in voi ed eliminate tutte le cattive abitudini. Non fate cose sbagliate, comportatevi bene e date loro buone parole. Questo è il messaggio giusto dell'educazione. La caratteristica della buona educazione è il buon insegnamento. Esso promuove la trasformazione degli studenti senza rendervene conto. Spesso dite che ha commesso molti errori, oppure ho fatto questo e quello. Ammettendo e riconoscendo i loro errori, diventeranno poi più buoni. Conosco molto bene queste cose perché io stesso punisco i ragazzi in diverse occasioni, li sgrido, parlo con loro e poi amandoli do loro tutto. Però a volte devo essere rigido. Questo trasforma i loro cuori e poi loro mi pregano: "Swami, quello che abbiamo fatto è sbagliato, perdonaci, abbiamo sbagliato a non comportarci secondo le tue parole, ma ora abbiamo capito. Swami, non ripeteremo più questi errori." Le parole che sgorgano da un vero pentimento sciolgono il mio cuore e io li perdono dicendo: "Mio caro figliolo, d'ora innanzi comportati bene e non commettere più errori. Qualsiasi cosa io lo faccio per il tuo bene." Gli insegnanti devono educare i ragazzi in questo modo.